Tutto è bene quel che finisce bene, anche se il percorso è ancora lungo per gli 11 dipendenti della calcestruzzi Belice. L'accordo siglato a Roma al Ministero dell'Interno con l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati alla Mafia, oltre al primo obiettivo della ripresa dell'attività lavorativa a partire dal 1 luglio, apre nuove prospettive di crescita e una gestione dell'azienda da parte degli stessi lavoratori. Questo accordo prevede la possibilità di affidare questa azienda, quindi la calcestruzzi Belice nella fattispecie, ai lavoratori costituiti in cooperativa, chiaramente osservando i vincoli di legge, perché la legge antimafia prevede alcuni vincoli, ma non solo, ma anche la costituzione della cooperativa prevede che non ci siano soggetti che possano essere ricondotti alla malavita, insomma, alla mafia. Il documento sottoscritto, oltre ad affrontare la situazione attuale, quindi la riapertura e la riassunzione dei lavoratori, ha anche affrontato le prospettive future di questa azienda, impegnando i soggetti coinvolti verso possibili investimenti e nuove attività imprenditoriali. Quindi è andato oltre, se vedete quel documento, insomma, abbiamo discusso anche, diciamo, del futuro di questa azienda. Insomma, quello della calcestruzzi Belice, dopo tante controversie, potrebbe essere un buon esempio di bene confiscato alla mafia che viene restituito alla società civile attraverso la cooperativa costituita dagli stessi lavoratori. L'agenzia si è impegnata a restituire alla società civile, perché questa è la mission dell'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati e Sequestrati alla Mafia, di restituire alla società civile quello che ha tolto alla malavita. Lavoratori che sono pronti in questa prima fase ad altre rinunce, a cominciare da quelle economiche, per raggiungere questo obiettivo. Sì, noi ci siamo sacrificati, e del resto avete visto anche voi, noi siamo rimasti questi 6 mesi qui in azienda, abbiamo fatto anche da custodi dell'azienda, quindi di una cosa che dello Stato noi siamo stati di fatto i garanti nei confronti dello Stato e dell'Agenzia Nazionale, che nessuna cosa venisse portata via, abbiamo garantito anche questo. E chiaramente anche noi facciamo le rinunce, sia per quanto riguarda lo stipendio, tra l'altro momentaneamente vengono congelate anche tutte le spettanze arretrate, tutti i nostri crediti antecedenti di stipendi, anche ora a questo punto del TFR, che non è cosa da poco. Noi consideri che vantiamo circa 30.000 euro di media testa, anche questi compensi arretrati vengono congelati, e a questo punto tutto slitta alla ripresa più forte dell'azienda, quindi ci sarà una votazione successiva a fine anno. Ed è anche previsto in questo accordo il fatto che la cooperativa dei lavoratori, che noi abbiamo costituito da tempo, abbiamo già anche avviato un percorso, una richiesta della possibilità di assegnazione, alla fine di un periodo di rotazione della ripresa dell'attività aziendale, quindi intorno ai 6 mesi, possa anche essere valutata effettivamente l'assegnazione alla cooperativa dei lavoratori e continuare un percorso che sarà a quel punto diverso rispetto a quello attuale. Di tutto ciò si è parlato ieri pomeriggio, quando Vito Baglio e Luigi Castiglione, di ritorno da Roma, sono arrivati nella sede dell'azienda per relazionare sull'esito del vertice a Roma, e tra i dipendenti è emersa la commozione dopo mesi difficili. Tutti aspettavano il nostro arrivo e ci hanno accolto in maniera molto emozionante, con una grande festa.